E un calorosissimo e sincero boia de mau a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte. A seconda di quando guardate questo video, siamo ancora qua alle cassettine da edicola, le di, insomma, cassette abbiamo detto tante volte che si andavano a prendere in edicola, contenevano 1, 2, 10, 20, 100 giochi, insomma ragazzi, era sempre una grandissima, grande, 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 enorme emozione, insomma, per quegli anni, per i nostri home computer preferiti, MSX, Commodore 16, VIC 20, Commodore 64, boia de mao, quello che c'era, insomma ragazzi, si giocava un po' con tutto. Abbiamo parlato di tanti home computer, abbiamo parlato appunto del VIC 20, del 64, dell'MSX, dello Spectrum, di quello che cazzo mi pare, del Commodore 16. Abbiamo parlato di tante cose. Oggi siamo tornati qua sull'MSX. Siamo nel maggio del 1987, usciva Super MSX, questa collana appunto con 7 giochi per MSX, i magnifici 7 qua giù ci dicono. Io direi non dilunghiamoci alquanto, perché insomma abbiamo parlato tante volte delle cassette edicola. Io direi di andare a vedere un attimo i giochi che sono Attila, Robovo, ma poi Difensore, Mad Driver, Miner Magus, Explorer, Boia dello Porco, insomma li abbiamo un po' tutti. Io vorrei vedere l'editoriale di questo numero per poi andare, insomma, a caricare il primo. In questo caso caricheremo le cassette, quindi con la cassetta dovremo aspettare un po', quindi diciamo che ricreeremo quell'attesa, insomma, che c'era quando si inseriva la cassetta. Ci siamo anche noi, digital editoriale, non potevamo non essere presenti alla grande festa dell'MSX. Questo standard di programmazione ormai ha raggiunto livelli di vendita notevoli e quindi si è creata presso il grande pubblico di videomaniaci l'attesa per le riviste che girano su questi computer. Eccoci quindi alla ribalta dei lettori con l'intenzione di essere un'occasione di lettura da aspettare con ansia ogni mese, e qua, vi giuro, vi posso assicurare che l'ansia ce n'era, insomma, tutti i mesi. E per questo primo numero abbiamo fatto le cose in grande. Oltre a 7 splendidi giochi da far girare sulla cassetta, abbiamo considerato l'esigenza di presentarci al pubblico con una rivista che fosse proprio super, come la testata stessa su questi, di questa rivista scusate, come la testata stessa di questa rivista esigeva. Infatti, nelle 32 pagine di rivista troverete, oltre alle spiegazioni per giocare al meglio con i videogame inseriti sulla cassetta, anche taluni tra i giochi più gettonati del momento. Ma prima di darvi un'idea di quello che sarà la rivista, vi sbalordiremo con una grafica di computer. MSX sono quelli di maggior mercato che la nostra redazione vi propone, ricordandovi di ognuno delle caratteristiche più interessanti, oltre che pregi e difetti. Segue quindi una traffica di novità interessanti. Ci troviamo a Street Hawk, Cobra, due giochi di coraggio, oltre che violenza. Poi volerete l'iperspazio con Space Harrier, ed è, ragazzi, chi si stava, insomma, si andava veramente, se sognava occhi aperti leggendo queste pagine. Quindi conoscerete la maniera di stampare parole e idee con un articolo costruito apposta. Quindi ritornerete nel mondo della fantasia con Marble Madness. Per il primo numero basta e crediamo avanza. L'appuntamento resta fissato al prossimo numero. Aspettateci, vi sbalordiremo di nuovo. Il direttore qui, insomma, ci spiega tutti i giochi. Poi avevamo 10 MSX per voi, Street Hawk, Cobra, Space Harrier, quelli che dicevamo adesso. Insomma, ragazzi, io diciamo, insomma, già da qui iniziava a salire l'ansia. Già che sarà sto coso, cominciamo subito a vedere questi giochi. E poi non so, scrivetemelo nei commenti. Una cosa che io sempre facevo era che quando compravo le riviste con due, che ne so, MSX e Spectrum, io guardavo i giochi dello Spectrum, sfogliavo il libretto dello Spectrum dicendo: ma quelli dello Spectrum è più belli, è assolutamente più belli. Non so se lo facevate anche voi. Sembrava sempre che quello per l'home computer che non possedevamo in quel momento fosse stato, insomma, più bello. Io non so, ditemelo anche voi nei commenti se sbaglio a dire questo. Allora, andiamo a caricare il primo gioco, perché lo metteremo chiaramente. Dobbiamo caricare la cassetta, quindi andiamo a caricare il primo gioco con tanto di sonoro della cassetta sotto, in sottofondo. La mettiamo alla massima velocità, però, perché sennò, eccolo qua, Max Speed. Intanto io vi mostro di quello che si tratta. Eccolo che sta partendo. Allora, Runcast, e noi andiamo a leggere questo Attila. Io adesso qua la sentiamo un po' frastornata, ma la sentiamo così perché sta leggendo. Eccolo qua.
Qua è tutto velocizzato e sotto già abbiamo Attila. Allora, che gioco è? Attila, il famoso re Uno, si trova questa volta nei panni di un innamorato temerario che deve riuscire a liberare dalle grinfie di malefici demoni la sua dolce amata. Mille ostacoli lo separeranno dal lieto fine. Lo separano dal lieto fine. Il suo coraggio e il suo amore gli danno la forza necessaria per resistere per 3 volte alle ferite mortali inflitte dai sicari dei demoni. Per combattere i nemici avrete a disposizione diverse armi che potete scegliere colpendo più volte il bonus presente in ogni schema. Per quanto riguarda la difesa, vi sarà permesso l'utilizzo di vari tipi di schermo selezionabili, anche in questo caso mediante un bonus presente in ogni schermata. Nel percorrere i vari schermi dovrete colpire ripetutamente ciascun punto di domanda per poter raccogliere tutti i bonus possibili. Questo abbigliato gioco vi coinvolgerà così tanto da farvi rimanere svegli fino ad ora tarda senza farvi notare che Tempus fugit, esatto. Allora, io gioco con un pad semplicissimo, ragazzi. Chiaramente si tratta di Knightmare, gioco di Konami, che abbiamo trattato anche nelle serate che abbiamo fatto sulle cassette, insomma, delle cassette dell'MSX. Vediamo quanto ancora deve caricare. Pronti a vedere. Non vi voglio tagliare niente, ragazzi. Vi voglio lasciare con il coso di dire quell'attesa che era. E poi guardate, io sto andando a tutto perché se te invece vai normale, questo era il rumore che si sentiva. Non so se vi ricordavate, no? Pi, 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 eccetera, eccetera, eccetera. Io invece lo sto mandando a velocizzato appunto per non dover aspettare. Eccolo qua. Ed eccovi. E qui insomma saliva l'ansia. Ed eccovi. Chi eccoci? Ah, ci abbiamo lasciato il nostro bel Attila qua davanti. Eccolo qua, e eccovi Attila. Forza e coraggio, via! Grande Attila. Adoro questo gioco. Via! Questo, ragazzi, l'ho giocato e stragiocato veramente. Che appunto si tratta di Knightmare, gioco della Konami. Insomma, non ve ne farà niente, ragazzi. Questo è veramente uno dei grandissimi classici per Commodore, per MSX. Passiamo, poi ce l'ho in cuffia molto alto. Uno dei grandissimi classici, ragazzi, per MSX, appunto, risponde al nome di Nightmare. In questa cassetta lo trovavamo come Attila, semplicemente. Dovuto insomma al copricapo, ecco l'invisibilità al copricapo che porta insomma i pipistrelli. Niente, questo perché se immazzi mi pare che dà un bonus 1000 o 2000 punti se manzi tutta l'ordata. Eccolo qua. Questo il cavallo ammazza tutti. Se non sbaglio, questo tutti i nemici che c'è su schermo al momento con un colpo solo li fa secchi. Vedete? Questo, ragazzi, è un gioco veramente bello. Andatelo a riscoprire per MSX, per carità. Qua vediamo il piano sparo. No, prendiamo. No, questa. Volevo prendere la. Questa. No, ho sbagliato. Volevo prendere quella che ti sei lo scudo sopra. Sono veramente un babbuino. I'm a babbuin. Non c'è altro da dire. Niente, ragazzi. Qui l'MSX dava veramente il meglio di sé. Perché è uno standard, secondo me, molto, molto, molto sottovalutato. Io all'epoca invece mi ci sono divertito tantissimo. E vi posso assicurare che al momento che a casa mia. Eccolo, sparo questo. Che a casa mia è arrivato il Commodore 64. Io ci ho avuto anche un momento un po' di rimpianto. Perché insomma, il Commodore 64 ha fatto storie e tutto. Però l'MSX mi è rimasto comunque sempre nel cuore. Molto, molto, molto. Di più, forse 64, per magari motivi, perché il primo fu il VIC-20, ma il VIC-20 ero davvero molto molto piccolo e comunque le capacità del VIC-20 non è che erano insomma sto gran chissà quali capacità, chissà quale hardware eccetera eccetera che c'aveva, quindi oppure che veniva sfruttato per quello che ci interessava all'epoca, che più che altro all'inizio erano i giochi, no? E quindi diciamo che l'MSX mi è rimasto più. Ecco le spade, queste spade mi piace un sacco. Queste servono molto anche ai boss di fine livello, perché ad ogni fine livello, insomma, c'è il bel boss che ti aspetta, che ti vuole fare tonno. Quindi sfermiamo tutto. No, voglio pigliare questo. No, ho sbagliato. Quello blu. No, Orpion, ma non me largo. Lo scudo che ti sta sopra e che ti protegge dagli attacchi, niente. Ho fatto un po' di casino. Comunque, ragazzi, niente, questo è Attila. Io direi che possiamo andare a mettere
il secondo, se per voi va bene, tanto questo, come ho detto, lo conosciamo tutti abbastanza bene, il boomerang, insomma, poi vedete. E niente, abbiamo l'arma peggiore, insomma era per farvi vedere anche le armi, tanto non è che ci abbiamo bisogno di finire questo gioco. Allora, direi ragazzi, direi, facciamo così, mettiamoci il core in pace, scusate, eccoci qua. Allora, andiamo a caricare il secondo gioco che è, vediamo, Robovo, vediamo un po' che gioco è Robovo. Intanto lo andiamo a lanciare, almeno lui se lo carica con calma, non dobbiamo aspettare, insomma. Allora, Robovo, vediamo un po' questo Robovo, che cos'è, che cosa sarà. Ok, no, ecco, ho fatto, ecco, niente, Robovo, mettiamolo a tutto, forza e coraggio che lo mettiamo a tutto, via. Allora, questo ragazzi è Robovo, che gioco è? Uno strano robot a forma di pollo, tratto da uno dei film della serie Guerre Stellari. Ha il difficile compito di trarre in salvo il maggior numero possibile di superstiti, senza farsi colpire dai carri armati che difendono la base. Il carburante, paracadutato dal cielo, sarà l'unica vostra fonte di energia, quindi cercate di recuperarla basandovi. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa. Eccolo, Robovo. Abbassandovi anche su quando utilizzate in basso allo schermo, il movimento orizzontale del vostro robot è gestito come al solito muovendo il joystick verso destra e sinistra. Per far decollare il robot dovrete muovere verso il basso e subito dopo verso l'alto in modo da simulare un salto. Avete a disposizione un pieno di carburante che, notate bene, diminuirà ogni volta che verrete colpiti. Badate quindi al risparmio di energia ed a puntare direttamente verso l'obiettivo senza vagare inutilmente per la base, rischiando di essere facilmente colpiti. Vediamo, questo ragazzi non so che gioco sia, non lo so. Adesso lo abbiamo messo a tutto, vediamo un po' se dobbiamo aspettare tanto, però vi dico, era anche questo il bello, insomma, di questi giochi, era l'attesa, no? Allora, vediamo, memoria. No, memoria insufficiente o computer non compatibile, niente. Robovo, ragazzi, non ce l'ha fatto partire. Allora, mi dispiace perché fammi vedere qua sulle. Cazzo, stavo emulando con un MSX2, non so, forse perché l'ho mandato avanti velocemente e non ha caricato bene. Quindi mi dispiace, ragazzi, siamo rimasti così. Robovo, insomma, ci è rimasto un po' qui, che dalla schermata non dovrei conoscerlo. Però mi dispiace, niente, andiamo a fare il terzo gioco, mi dispiace di avermi fatto aspettare mezz'ora e invece non è partito. Questo è invece il difensore, e una madonnice, il difensore, il difenseur, difensaur. Allora, il difensore, andiamo un po', andiamo a caricare il difensore, vediamo, vai, carichiamo il difensore, sempre ovviamente a tutto, almeno se ci avevamo, insomma, dubbi ce li siamo tolti tutti quanti, mettendolo, insomma, alla massima velocità, e noi andiamo a vedere. L'automobilismo è uno sport molto conosciuto ma poco praticato a causa degli altissimi costi che comporta. Ecco l'opportunità di provare l'ebbrezza della velocità alla guida di una velocissima Formula 1 in corsa sulle molteplici piste. Ma a schermata è un'altra, lassù, mi pare a me. Cioè, a schermata è un'altra, non è quella, comunque. Niente, velocissima Formula 1 in corsa. Difensore, che c'entra l'automobilismo? Boh, non lo so. Le caratteristiche di quanti sono le seguenti: due marce lente e veloci che raggiungono rispettivamente 150 e 300 km, conta cili digitale. Mando, ma questo è un altro gioco. Questo è stato veramente il difensore. Non è che lo sbagliavo io, sotto c'è il difensore, sto caricando il difensore, che è quello che sta qua. Acceleratore, freno, pausa. In grado di difficoltà agisce sul numero di macchine che percorrono la pista insieme alla vostra. Per ogni macchina superata avrete un bonus di 100 punti. Chi, ragazzi, c'era stato un problema editoriale, molto probabilmente, insomma, c'era stato un qualche problema quando hanno passato alla stampa, perché, insomma, questa è la foto di un gioco che è il difensore. Penso che la foto sia quella che rimane, insomma, dell'immagine, ma invece il gioco vero e proprio penso che non sia assolutamente il difensore. Potrebbe essere, non lo so,
L'opzione è ah, possiamo creare anche le piste, il grado di difficoltà ci sono numero di macchine che percorrono la pista insieme alla vostra per ogni macchina superata, e quindi qua c'era anche un edit per poter creare le proprie piste. Pensate un po', ragazzi, dove eravamo. Allora, vediamo questo difensore, vediamo questo difensore di che cosa si tratta, che assolutamente l'immagine è un'altra del gioco, però vediamo. Difensore, difenseur. Quante arto! Cioè, è proprio un altro gioco. È proprio un altro gioco completamente. Se sbagliai, però. Questo diavolo pure su 64. Lo ricordo anche su Commodore 64. Quindi, l'immagine della cassetta è giusta, ma la descrizione è assolutamente sbagliata. Che era quella? Allora, scudi, forza, vite. E niente, qui ragazzi c'era veramente, c'era controllo zero, perché insomma parlava del gioco, ma era assolutamente un altro. Che ci do, se può schiacciare, c'è un altro tasto, non c'ho niente. Vabbè. Continuiamo ad andare là, su c'è il radar che non avevo ancora visto, dove dovremmo andare a vedere tutti i nostri cari nemici. Orda 2, attento ai bombers. Chi è i bombers? I bomber quelli. Ui, qua che c'è? Vediamo questo. No! Wow, che grandi effetti, ragazzi! L'MSX, ragazzi, stava veramente avanti, già aveva degli effetti. Che è qua? Oh! Sparagli a tutti! È un po' forte in cuffia, però non c'ho voglia di passare, perché il finale, insomma, mi devo pure divertire, no? Non è che posso sempre solo incazzarmi. Però questa è stata bella, questa rientrerà, questa entrerà di rito nella storia, insomma, di Sala Giochi, che è 1980, insomma, che abbiamo messo un gioco e lì ce ne ha scritto un altro. Orda 4, l'orda assassina. Madonna, come sparammo! Lo sai che non è brutto, non è brutto. Presa la mano, e poi io sta cassetta comunque ce l'ho avuta, perché la ricordo molto bene, sia la copertina che i vari giochi. Ricordo molto molto bene questa cassetta, ragazzi. 87, sì, potrebbe essere, perché dopo sono passato al 64, poco dopo, quindi insomma, tornano i bomber, vai, bombers! Ui! A chi sparo? Non muore nessuno? Niente, i bomber mi ammazzavo, mi ha bruciato vivo. Penso che abbiamo finito, facciamo un bel game over, ragazzi, e andiamo a fare. Hai ottenuto, che dice? Un discreto punteggio, scrivi il tuo nome. Non ce lo scrivo, via. Andiamo a vedere il prossimo invece di gioco, che è Mad Driver. Forse vediamo. Oh, e chi è chi? Ecker. Allora, qua gli si era invertiti praticamente. Qua Mad Driver era sul del gioco. L'immagine e il nome è del gioco di prima. Cioè, no, difensore è questa scritta, questa qui sotto, questa è del difensore. Mentre tutto il resto è di Mad Driver. Quindi gli si era invertiti. Andiamo bene. Questa però, ragazzi, è bella veramente, mi piaceva veramente, perché allora, Mad Driver, non aveva acchiappato, sta cassetta non aveva acchiappato una praticamente. Allora, Mad Driver, vediamo, intanto lo andiamo ad accelerare con, aspetta, sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, vediamo, allora. Ok, siamo allora. Quello lì, praticamente tutto quello che abbiamo fatto prima, del gioco prima che abbiamo letto, lo riportiamo invece in questo. Quindi niente, questo ci ha mandato un po' così. Mad Driver, vai. Allora. Quindi niente, non ci resta, ragazzi, che aspettare. Io mi dispiace che vi faccio aspettare qui con me come dei babbuini, come il sottoscritto, però non posso farci nulla, perché autodistruzione, fuoco per tornare al menu. Questi erano insomma i comandi del gioco di prima. Invece vediamo questo Mad Driver con la descrizione del gioco di prima. Fa un po' di descrizione di quello di prima. Era un attacco carino, sta distruggendo ogni forma di vita per padronizzi. Una speranza di salvezza è riposta nel difensore, il più esperto pilota combattente rimasto in vita dopo l'attacco alieno. Il difensore dovrà distruggere ciascun alieno presente in ogni settore della Terra e inoltre recuperare contenitori di carburante.
o energia rimasti intatti. Avete a disposizione tre navicelle per assolvere al vostro compito. Gli scudi vi aiuteranno nel combattimento, potrete utilizzare la distruzione, insomma, che tutto quello che abbiamo visto prima. Vediamo un po' quanto ci manca ancora per questo Mad Driver. Mi sa che era un po' più lungo il caricamento perché sicuramente c'era più grafica. Vedete, prima invece la grafica era un po' più scarna del gioco di prima. Questo invece è una bella grafica. Evitate di scontrarvi con astronavi alieni immobili nel cielo perché la loro potenza potrebbe distruggere completamente la vostra nave. Perciò combattete gli alieni, ma spostatevi con estrema cautela, dice. Tutto questo lo riportiamo al gioco che abbiamo appena fatto e invece noi andiamo a fare questo Mad Driver. Per chi ha mandato avanti, che sono tutti i coglioni, insomma, ad aspettare. Questo è Super MSX del maggio del 1987, ragazzi, pensate un po', il numero uno di questa nuova rivista, insomma, che il primo numero non è che è partito molto molto bene e, diciamo, è rimasto un po' con questo problema di aver messo, insomma, un titolo per un altro. Allora, Mad Driver, scegli il grado 1, e grado 1 non mi va avanti, io scelgo, ecco. Per carità, grado 1. Questo che era? Questo che era? Questo era un gioco, questo era un gioco famoso. Mamma mia, quanto è alto pure adesso. Vai, vai, vai. Marcia bassa. Ah, questa quando fa sto rumore è la marcia bassa, pensavo il contrario. Diciamo che non è proprio. Il senso di velocità è prossimo allo zero, pare di stare insomma fermi su un autoscontro aspettando che qualcuno devi andare a bastonare. Questo sinceramente non lo ricordo, nonostante che non mi ricordo la cassetta, questo non me lo ricordo di averlo giocato, oppure magari sulla mia cassetta non partiva come è successo col secondo gioco che non siamo riusciti a caricarlo, no? Vai, che ci abbiamo? Il tempo, no? Il fuel, che ci abbiamo da tenere sotto controllo? 300 all'ora, ragazzi. Eccolo. Qualifica 129. Ah, ci devo qualificarmi entro un tot di tempo, quindi. Ah, qua c'è pure. Non avevo visto che qua c'è anche la cosa. Siamo. Partenza e arrivo. Ma come partenza e arrivo? Lassù, questo oggi è al rovescio. Boh. Ah no, possibile perché 129, no, pensavo che a 60 andava, invece 129 è 2 minuti, 2 minuti e 09. Per il momento non ci abbiamo grossi problemi, anche oggi qui da Formula 1 97 per PlayStation. Non abbiamo grossi problemi. Speriamo insomma che non mi cominci a piovere pure qui come succede costantemente in tutte le puntate di Formula 1 97, che piove pure quando insomma ad agosto sui deserti. A me mi piove, in qualsiasi caso mi piove a me, sempre. Sempre, in assoluto. Dai, vediamo quanto ci qualifichiamo. Ultima curva e poi siamo addirittura d'arrivo e andiamo a ricevere, insomma, l'applauso delle tribune. Forza e coraggio, tutte le curve, tutta la curva, arrivo, arrivo. Allora, record 100, insomma, ci abbiamo messo 24, 25 secondi meno dell'arrivo. Grande! Che tocchi di classe che c'aveva l'MSX. Allora, vabbè, tanto non è che ci mettiamo a fare pure la corsa quell'altra, non mi pare il caso. Allora, mettiamo in pausa e andiamo a vedere il prossimo gioco, anche perché ce ne sono altri tre, quindi non vorrei farvi sta qui mezza giornata. Miner, diavolacci, bestie miner, ragazzi, il buon Dig Dug, già l'ho visto, insomma, è lui vestito da donna, è Dig Dug. Allora, miner o miner, non so come volete chiamarlo, comunque è lui. Allora, vediamo questo miner, mettiamolo ovviamente a tutto. Forza e coraggio. Allora, e noi ci andiamo a leggere quello che dicevano di Dig Dug di casa Namco, se non sbaglio 1982, uscito in sala giochi, non mi ricordo bene, o 82-83, non vorrei dire una cazzata. Allora, che gioco è? Chi avrebbe mai pensato di trovare durante gli scavi di una miniera dei pericolosi draghi preistorici? E chi? Ma già, i draghi preistorici. Ebbene, questa volta l'interprete principale del gioco è un povero minatore che, mediante una pompa d'aria, ha il compito di sconfiggere i pericolosi draghi, gonfiandoli fino a farli esplodere. I gonfi, no? Fate attenzione ai draghi, perché hanno il potere di rendersi invisibili per un certo tempo.
In questo modo potranno muoversi attraverso il terreno senza bisogno di tunnel. Per raggiungere i tunnel dei draghi, il povero minatore ha a disposizione un apparecchio in grado di scavare il terreno. Il suo funzionamento è automatico. Ricordatevi che l'ultimo drago dello schema cercherà di scappare, ma voi non dategli tregua e uccidetelo per impedire che, sfuggendo in superficie, riesca a seminare il terrore tra la gente. Insomma, qui già t'aveva fatto venire, insomma, l'ansia. Non mi ricordo, voglio andare a vedere Dig Dug, secondo me, dell'82. Voglio vedere. Dig Dug 82, ragazzi, ci ho chiappato in pieno subito, subito, subito. Il gioco originale per sala giochi, insomma, arcade, è del 1982, quindi ragazzi, ci avevo preso in pieno. Vediamo, vediamo se riusciamo a far partire su porco di stu minor o miner, non lo so. Questi ci facevo anche io iscritti sull'MSX, le facevo con i prompt, no? C'erano i vari quadratini, quelli più piccoli, quelli più grandi, insomma, ci facevo le scritte quando andavo a fare i miei programmi in Basic. Programmi, insomma, una parola grossa, però all'epoca li chiamavo i programmi in Basic. Vediamo, vediamo. Facciamo caricare questa cassetta, vi sto a far perdere mezza giornata, ragazzi. È già mezz'ora quasi che stiamo giocando, chiamiamolo così. Ok, eccolo qua. Premi spazio per miner. Io non premo spazio, premerò questo. Eh sì, questo ce l'avevo su una cassetta comprata, questa originale. Dig Dug per MSX. Oh, comunque era una bella cassetta per il momento. A parte il gioco che non è partito, che non so che gioco fosse, che non mi ricordo. Il resto, insomma, tutti bei giochi, ragazzi. L'MSX, ragazzi, io ve lo continuo a dire, ve lo continuo a dire perché sapete che sono innamorato io delle volevo ammazzarlo buttandogli sopra qualcosa. Vai. Fammici appiare l'inguria. Non l'ho presa l'inguria. L'inguria è bellissimo. L'anguria. Che l'inguria? Che madonna è? Che lingua parlo? Ostrogoto. Secondo livello. Pa 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 pa. Oppla. Qui ero anche bravino. Mi ricordo. C'avevo una cassettina bianca originale. Con Dig Dug ce ne avevo tante dell'MSX, poi dopo un sacco di roba l'ho data via come un babbuino totale proprio. Guarda che se ci penso, un cazzo come una bestia ogni volta che ci penso da aver dato via tutte queste cose. Dove vai che te ammazzo? E vabbè ragazzi, questo è Dig Dug. Non so se vogliamo fare un altro livellino, dai, facciamo il grado 3. Qua che c'è? I pupazzetti non si vede? Boh, vediamo. Pa, pa. Pa, pa, pa. Allora, pa, 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 pa. Occhio. Oh, anfamone, anfame. Vai. Para 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 pa, 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 pa. Ok, e questo ragazzi era Dig Dug. Praticamente stiamo più tempo a discorrere che tempo che veramente mettiamo sui giochi. Però, allora, questo Magus, Magus, Ocus Pocus, Magus Forcus, Diavolus Porcus sarebbe, no? Allora, eccoci qua. Mettiamo questo Magus. Vai. Forza con Magus, mettiamo alla max velocità e andiamo noi a capire di quello che si tratta questo Magus. Allora, che gioco è? Ecco un programma che insegna giocando alcune basi. Ah, ce l'avevo questo, ce l'avevo pure con un altro nome, Chemistry, insomma, ce l'avevo insomma con tanti altri nomi. Insegna le basi di chimica. Il protagonista è il mago Magus. Il mago Magus, insomma, la fantasia, il quale deve riuscire a comporre le sue pozioni magiche, ma per fare ciò necessita di alcune molecole di composti chimici. Ebbene, con l'ausilio di qualche nozione chimica o ricercando casualmente gli atomi necessari, formerete la molecola del composto richiesto. All'inizio potrebbe essere una ricerca casuale, ma col passare del tempo potrebbe diventare una ricerca metodica. All'inizio del gioco dovrete scegliere quale tipo di composto scegliere: ossidi, anidridi, come cazzo si dice, anidridi, acidi e idrossidi o sali. Selezionati i composti potrete procedere all'inizio del gioco.
Vi verrà indicato il nome del composto e da quanti atomi è formata la molecola. In base al nome e al numero di atomi potrete stabilire almeno approssimativamente di cosa avete bisogno. Non pensate comunque che il tutto sia così semplice, pensate che avrete a che fare con un immenso schema. Ma la ricerca degli atomi di cui avete bisogno è inoltre con tre esseri che vi ostacolano il lavoro. Non rimane altro che augurarvi buona fortuna e buona lezione di chimica. E questo, insomma, è quanto, ragazzi. Questo è quanto. Fammelo mettermi giù, che sennò sto sempre tutto cucciato, non si vede mai in cazzo. Non perché voglia che si veda, ma che mi veda, però. Allora, vediamo un po' questo magus. Dovevamo fare qui? Ah, cursori, joystick, ossi. Ah, su non ci va. Inizia ciò, su non ci va. Non capivo perché. Su non ci va. Va solo giù. Vai. Inizia gioco, via, noi facciamo inizia gioco, non ci famo via dal panico. Sì, questo lo ricordo molto molto bene. E ricordo che... Ma sono io che non gli affonnacci? Che è successo? Sono io che sbaglio? Perché non mi ci va? Non lo so. Mi fai vedere, forse ho toccato qualcosa nei comandi. È possibile, eh? È possibile che abbia toccato qualcosa nei comandi, eh? E no, non mi ci va. E niente, è possibile che ho toccato qualcosa nei comandi, ma non me... Niente, questo non mi ha toccato. Questi sono i tre esseri. Oh, come si va su? Devi oh, devi chiappare proprio in mezzo. Niente, non è che non ci andava, ero io che sbagliavo. Ero io che sbagliavo, ragazzi. Devi proprio... Prende proprio in mezzo. Che abbiamo preso? Là non si può saltare, eh? No. No, salta solo sul posto, non può saltare in là. Ciò che ho già mi ha fatto cazzà. Occhio. E dobbiamo andare qua. Allora, che devo via? Questo non è... Quindi noi adesso che dovevamo fare? Molecola ossido di ferro? Che dovevamo fare? Molecola di ferro? Che cazzo ne sai? No, lì. Eh no, mi ha rimazzato un'altra volta. Porco due. Eccola. No, non mi dica che già ho finito. Oh sì, vai. Rifacciamo. L'ultimo gioco. No, ce n'è un altro, ce n'è un altro. Ah, ho fatto tastiera. Sono un babbuino, no? C'era scritto pure. E tastiera o joystick, ho fatto tastiera. E niente, tanto quando uno è tutto come me. A posto, siamo morti in un'altra volta. Questo Magus già mi ha fatto girare balle abbastanza. Non è mocchiappato ancora un solo singolo elemento di quelli che c'è via. Lo schermo è veramente, come ha detto loro, schermo immenso, infatti già la c'ho, niente. Morto per l'ennesima volta. Questi è niente, chi? Non si via niente, eh. Forse devo andare di qua. Oh, sarà ossigeno. 3 di ossigeno, quindi che ci manca te? Per imparare la chimica, questo è a posto. Impari la chimica e le bestemmie immediate, immediate. Chimica. Chimica e peccati immediati. Impari tutti e due insieme. BA che è bario, berio, berillio, barculisio, franco. Oh. Niente, non ce ne mocchiappa uno. Quindi che è quell'altra, ragazzi? Anidride, quindi ossigeno e cloro. Che è anidride clorosa? Pare una parolaccia, anidride clorosa. Niente, lì non ci si va. Vabbè, levamo, ragazzi, andiamo a fare l'ultimo gioco perché già mi ha fatto un velenà come una bestia, eh. Futu, futu, futu. Andiamo a fare l'ultimo gioco, ragazzi. Allora, ultimo gioco di questa cassettina. Explorer, già ho capito di che si tratta dall'immagine, ma non ve lo dico, vi dico solo che è un gioco di Konami o Konami. Allora, vai
Tycoon Explorer qui su, ragazzi, se non sbaglio era 6.000 giri, se non, se la memoria non mi inganna, era un sacco di giri sulle cassette ogni volta che lo dovevo caricare, che lo andavo a caricare. Allora, ovviamente, ragazzi, stiamo parlando di Kings Valley. Non so quanti di voi lo ricordano. Gioco anche questo di Konami, se non sbaglio. Che gioco è? L'esploratore deve riuscire a superare tutte le piramidi riportate sulla sua mappa, raccogliendo le pietre preziose presenti in ciascuna di esse. Le mummie di ogni piramide impediranno che l'esploratore riesca nella sua impresa. Con 4 vite a disposizione dovrete muovervi con intelligenza perché alcune pietre sono sepolte sotto qualche strato di mattoni mediante i picconi dispersi. No, mattoni, virgola, mediante i picconi dispersi per la piramide dovrete scavare fino alla rottura dello stesso per raggiungere le pietre preziose. Uniche vostre armi di difesa sono delle spade disperse per la piramide che dovrete lanciare contro la mummia se volete ucciderla. Completata la raccolta delle pietre di ogni schema appariranno le porte d'ingresso e uscita dalla piramide. Stessa. Fate attenzione a non uscire dalla porta da dove siete giunti o tornerete indietro nella piramide precedente. Non dimenticate l'astuzia e il metodo, sono due condizioni indispensabili per la soluzione di ciascuna mappa. E questo, ragazzi, appunto è Kings Valley di casa Konami. Non mi ricordo di che anno è, ma se volete ve lo vado a vedere. Ma nel frattempo il gioco inizia e quindi io andrei a vedere invece questo Kings Valley di cui si tratta. Explorer, vai! Pa, forza! Eccolo qua. Sì, è lui, assolutamente lui. Vedete, praticamente noi dobbiamo andare a prendere queste cose. L'unico modo che abbiamo per difenderci da questi babbuini è saltarli o prendere quella spada che sta lì e dargli una spadata. Non c'è altro modo. Questo, ragazzi, è un gioco immenso, è un sacco di livelli, bellissimo. Mi piaceva un sacco all'epoca. Ci ho passato veramente le nottate. Che fa sta qua dietro qua? Che vi dico? Sta dietro di me. Niente, mi sa che mi sposto, perché se no non lo vedevo, non lo vedete voi più che altro, io lo vedevo. Andiamo a prendere la porta dove può. Mi ricordavo, non mi ricordavo. Andiamo a prendere questa porta. Dove porta questa porca? Questa porta. Vai. Toh, mi metto sotto, dai. Mi metto sotto almeno. I livelli tanti. Questo, ragazzi, è un grandissimo titolo. Recuperatelo perché Kings Valley c'è anche in Kings Valley 2, anche se io preferisco, di gran lunga preferisco il primo. Il primo mi piace molto di più. Vedi, con i picconi possiamo andare a distruggere delle porzioni di muro. Adesso. Qua c'è la spada che posso tirare contro di loro. Eccolo. Qua abbiamo a disposizione. Vedi, solo una botta. Niente. E poi il piccone lo lasci. Quindi un piccone ci servirà per. Ah no, no, pensavo che era lì. Allora possiamo andare da sopra. Questo è tutto un gioco di molta strategia, ragazzi. Qua vi copro. Mi sono tolto perché vi coprivo. Vedete, qua possiamo farli scendere. Qua ci servirà qualcosa per aprire queste porte. Niente, lancia seconda. Non mi ricordo. Parapapa. Che gioco, ragazzi! Bellissimo. Toh, dai una spadata, via. Che gioco, ragazzi, questo veramente. No, là ci posso arrivare solo con il fischia. Come fa a non coprirvi? Dai, mi metto qua su. Mi metto qua su, almeno non vi copro. O vi copro quel pezzetto lì, insomma, se vedete, vedete. Se no, io lo vedo perché tutto schermo lo vedo bene, però vedo che va avanti a voi. No! E niente. Piramide 02, forza e coraggio. Lassù come si fa ad arrivarci? Oh, una madonna come corre lui. Allora, molto probabilmente. Ah, mi ci devo. Però come faccio? Mi ci devo catapultare da sopra? Faccio così. No, dall'altra parte. Ecco. Niente, sono un babuino. E niente, ragazzi, adesso se sono un babuino, tanto non è colpa mia, insomma, non è colpa sua, è colpa mia. Quindi, ragazzi, allora, dai, vi lascio. Questo è Kings Valley, questo è un gioco che mi
merita insomma di essere fatto in molto più, con molta più calma rispetto insomma ai 3 minuti che stiamo a vedere adesso. Eccoci, infatti, mi ha ammazzato un'altra volta. Allora, ragazzi, oggi quindi abbiamo parlato di questa collanona Super MSX, ragazzi, giochi per MSX del maggio del 1987, insomma, parliamo di 32 anni fa. Anche oggi, grandi risate, grandi emozioni, soprattutto che è quello che mi fa sempre più piacere, insomma, fare insieme, perché è proprio per questo che siamo qua, per le emozioni, per i ricordi, perché ecco, qua vedi, qua ce n'è una. Quindi, quindi posso andare a prendere questa. Aspetta, ve lo voglio far vedere. Lo start adesso, eh. Se in corpo a te. Vai. Andiamo a più alla perlona, vedi? Perché bisogna usare un po' di stratagemmi, capito? Perché se no, comunque, senza strategia non si va avanti. Allora, dicevamo, Super MSX, ragazzi. Parliamo del... chi? Chi mi sono castrato? E sono rimasto qui in mezzo come un babbuino. Niente, ci vuole un altro di quelli. Niente, mi dispiace. Bisognava aprire sicuramente da qua. Allora, dall'altra parte invece non ci sono riuscito. Bisognava aprire da qui. Allora, Super MSX, ragazzi, numero 1 del maggio del 1987. Anche oggi abbiamo fatto una bella, un bel pomeriggio insieme, insomma, con questi grandi giochi che mai, mai, mai tramonteranno, rimarranno sempre bene nei nostri cuori e nelle nostre menti. Ragazzi, io vi ringrazio. Vi do appuntamento fra 15 giorni con la prossima cassetta, che sarà molto probabilmente per Spectrum o per Commodore 16. A surprise, ve lo dico, i prossimi giorni. Vi ringrazio anche oggi per avermi seguito, insomma, 40 minuti, vi ringrazio veramente tanto, ragazzi, è stato un piacere e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!